salve e ben ritrovati sul canale. Oggi faremo un video molto do it yourself, che poi in teoria dovrebbe essere la parte centrale del canale, ma insomma ogni tanto ci piace svicolare. Avrete visto sui precedenti video che tendo a essere abbastanza ciecato, ovvero devo portare gli occhiali da vista perché sono un po' miope. Poi con l'età che avanza non bastano più neanche gli occhiali da miopia, ci vuole anche qualcosa che compensi la vecchitudine. Comunque va da sé che in un gioco come il Softair, oltre il vedere dove sono i vostri compagni di gioco, c'è bisogno anche di proteggere gli occhi da eventuali schegge, pallini, rami, pietrisco o quello che sia, e quindi insomma gli occhiali balistici o antischeggia o antinfortunistici sono assolutamente un must. Ci sono due grandi categorie di occhiali che vengono utilizzati nel Softair: quelli diciamo in policarbonato come questi e quelli a rete. Il vantaggio di quelli a rete è che tendenzialmente, ovvero sicuramente, non si appannano, ma se avete gli occhiali da vista come il sottoscritto, si appannano gli occhiali da vista, quindi diciamo il problema è un problema risolto a metà. Quando invece avete comunque paura che oltre il pallino possa andarvi negli occhi la polvere del pietrisco, alle volte anche proprio i pallini, perché i pallini vecchi quando colpiscono con forza la rete magari si sbriciolano e le schegge di pallino potrebbero andarvi comunque negli occhi, quindi comunque insomma non sono completamente consigliati gli occhiali a rete. Li usate, se li utilizzate a vostro rischio e pericolo. Comunque, siccome io tendenzialmente invece quelli a rete non li posso portare perché ho bisogno di metterci sotto le lenti da vista e non ho voglia di mettere le lenti a contatto, ne ho comprate 10 pacchi, sempre andate a male, scadute, perché la mattina mi sveglio presto e non ho voglia di mettermi lì a perdere mezz'ora a mettere le lenti a contatto, va da sé che insomma gli occhiali da vista o le lenti correttive sono assolutamente obbligate per me. Il problema è che al momento ho un unico paio di occhiali con le lenti correttive, oltre quelle in policarbonato anti-urto, perché l'altro paio che avevo l'ho rotto, ho perso le lenti durante una milsim, una 24 ore sotto l'acqua, arrampicandomi praticamente su una parete scoscesa in mezzo alla pioggia di notte. Sono scivolato e mi sono perso una lente degli occhiali da vista e ho rotto gli occhiali da policarbonato, insomma, quindi sono dovuto ritornare alla base per cambiare occhiali e metterli altri. Quindi a questo punto sono rimasto senza occhiali, cioè nel senso ho un paio solo di occhiali, ma mi serve un backup, come avete capito, insomma è importante. Però il costo degli occhiali e delle lenti correttive alle volte è abbastanza importante. Va da sé che in realtà molto probabilmente, se siete miopi da un po', avete anche degli occhiali da vista vecchi che non sono proprio ottimali, ma probabilmente sono meglio che non portarli. Per esempio questi sono i miei gli occhiali che portavo precedentemente a questi, e quindi sono nel loro astuccio, ma non vengono utilizzati quasi mai. A questo punto la scelta potrebbe essere: mi tengo gli occhiali di scorta, questi, che se rompo gli occhiali da vista nuovi rimetto quelli vecchi, ma dipende quanto è cambiata la vostra vita da un paio di occhiali agli altri, e quindi magari non ci potete neanche guidare perché non sono sufficienti, o li utilizzo per montarli insieme agli occhiali da Softair in modo da quantomeno magari finire il torneo invece di passare le prossime 24 ore in tenda a leggere Topolino. Noi faremo la seconda scelta, ovvero utilizzeremo questi occhiali per montarli qui dietro, e oggi faremo vedere come.
Se fate attenzione, potete vedere che vicino alle astine degli occhiali ci sono delle viti qui, e anche sotto ci sono delle viti lì e lì. Queste più interne, queste vicino alle lenti, non vanno smontate, non vanno toccate, perché sono quelle che tengono la montatura insieme, che tengono la montatura così, e quindi impediscono alle lenti di andare a spasso. Però noi queste astine degli occhiali le dobbiamo togliere per adattarli ai nostri occhiali da game. In realtà questi occhiali sono anche abbastanza avvolgenti, abbastanza curvi, quindi non sarà banalissimo metterli insieme. Forse dovremmo curvare un po' questo paio di occhiali, oppure provate a vedere se avete un altro paio di occhiali da game che non siano così avvolgenti, magari quelli antinfortunistici potrebbero andare meglio. Comunque, in ogni caso, la prima cosa che dovremo fare è smontare le astine dagli occhiali. Quindi procuratevi un giravite piccolino, spesso sono, quasi sempre sono a taglio, quindi un giravite con il taglio sottile, e svitate. E se un giorno volete rimontare i vostri occhiali, mettete la vite da parte, che potrebbe essere utile. La stessa cosa dobbiamo fare da quest'altra parte, quindi smontiamo anche l'altra astina. Ok. E rimaniamo con i soli occhiali da vista. Che dovremo montare sugli occhiali da game. Quindi, come potete vedere, non ci vanno perfettamente, anzi non ci vanno quasi per niente, perché la lente tende ad essere un pochino oblunga. Con molta attenzione pieghiamo lentamente il nasello in modo da adattare la curvatura di queste lenti l'altro. Okay. Quello che dovremmo fare è incastrare una montatura su quell'altra, in modo da far andare questo archetto sotto l'altro archetto. Allora, prima però di far questo, come potete vedere, ci impicciano i naselli, e quindi, come abbiamo fatto per le astine degli occhiali, smontiamo anche i naselli. A questo punto l'occhiale da vista originale è praticamente alla sua minima espressione, alla sua minima struttura, e lo possiamo adattare al nostro occhiale da game in modo abbastanza preciso. Prima di fissare il tutto useremo banalmente del nastro adesivo. Vi consiglio di, siccome poi sarà un po' una rottura di scatole smontare gli occhiali per pulirli, visto e considerato che li metteremo dentro pronti per ogni evenienza, direi di pulire gli occhiali e renderli utilizzabili appena possibile. Questi di plexiglass li possiamo tranquillamente pulire con anche un po' di alcol, non è un grosso problema, non utilizzate solventi più potenti. Le lenti degli occhiali, siccome probabilmente hanno trattamenti, probabilmente dipende se le avete scelte in fase di acquisto, trattamenti antiriflesso, vi sconsiglio di utilizzare l'alcol, ma utilizzate solo un prodotto per lenti da vista, rivolgetevi al vostro ottico di fiducia, oppure acqua e sapone. Noi utilizzeremo acqua e sapone. A questo punto, nastro adesivo, forbici. Prendiamo una striscia di nastro adesivo abbastanza lunga, diciamo così, più o meno. Tagliamo e poi la tagliamo a metà, nel senso della longitudinale, perché ce ne servirà una striscia lunga ma sottile.
per fissare una lente sull'altra. Cercate di essere precisi, non come me, ma non è, insomma, che sia, non è chirurgia, insomma, potete anche non essere perfetti al 100%. E a questo punto fissiamo un archetto così. Abbiamo ottenuto degli occhiali da soft air zozzi, molto zozzi, ma economici, cioè più che altro con tutto quello che amo già a casa. La lente si accomoda abbastanza bene e li ho indossati, vi assicuro che comunque si vede abbastanza bene. Come potete vedere, un pochino ballano. Se invece vi dà fastidio il concetto della lente ballerina, possiamo sfruttare le vecchie montature delle lastine e utilizzare sempre il nostro fidato nastro adesivo per unire la montatura della vecchia lastina intorno alla nuova montatura. Facendo a questo punto un secondo e poi terzo punto di fissaggio, che a questo punto rende la ancora più solidale una della montatura interna sulla montatura esterna. E questo punto è tutto assolutamente stabile. Anche questo ha i pro e i contro. Il pro è che non balla più, il contro è che se volete pulire gli occhiali interni e esterni dovete togliere 1, 2 e 3 strati di nastro adesivo invece che uno solo. Quindi, insomma, come sempre decidete voi come gestire la cosa. Però, insomma, considerando che saranno occhiali che utilizzerete come backup del vostro normale paio di occhiali da soft air, devo dire che potrebbe essere la soluzione giusta per un'emergenza. Mi mettete dentro la scatolina degli occhiali di backup e avete ottenuto il vostro backup a costo zero. Bene, se il video vi è piaciuto, un thumbs up è ovviamente sempre ben gradito. Se volete rimanere in contatto con il canale, sottoscrivete. Ciao!